Buongiorno a tutti, io sono Pasquale, questo è Risparmio e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a parlare del mio portafoglio ETF, quello che ho creato su Trading 212, che vedete tutti i fine mese, anzi tutti gli inizi del mese successivo, quando faccio l'aggiornamento sui miei investimenti. Ma volevo andare un attimino nel dettaglio a spiegare perché l'ho creato così, cosa ho creato, cosa ci ho messo dentro, quali sono appunto i quattro ETF che sono componenti di questo portafoglio e poi quali sono le attuali strategie, quali sono quelle che diventeranno nel futuro, perché questo portafoglio ETF non rimarrà così com'è nel futuro, perché lo scopriamo fra un poco. Ma prima di cominciare, cosa ti devo dire io? Ti devo dire che mi puoi seguire anche sul mio blog www.risparmioinvesto.com, dove pubblico tutti i lunedì un video nuovo, oppure su Instagram su io_risparmio, ovviamente qui su YouTube con il mio ticker io risparmio, no, il mio nome io risparmio, dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì un video nuovo e ogni giovedì ci vediamo con la live di Buonanotte Mercati. Bene, allora andiamo a vedere di cosa si parla quando si parla del mio portafoglio ETF. Sono quattro le posizioni che sono nel mio portafoglio ETF di Trading 212 con un rendimento atteso annuale di circa il 9,99%, però sono molto fortunato perché data la pandemia, per cui averlo creato subito dopo il dip, in questo momento mi sta rendendo un 15,37%, sono pienamente contentissimo. Allora, quattro ETF, quali sono? Abbiamo INRG, l'iShare Global Clean Energy, il BUSA, che lo conoscono tutti, un Vanguard S&P 500, poi abbiamo l'ICAR, iShare Electric Vehicles and Driving Technology, e poi l'iShare Edge MSCI USA Momentum Factor, UMO, tutti e quattro al 25%. Dicevo, questa è la strategia attuale, ma cambierà in futuro, ma andiamo a vedere gli ETF prima di tutto. Andiamo a vedere prima l'iShare Global Clean Energy. Appunto, questo qui va a investire in un portafoglio di 30 aziende globali, per cui in ambito mondiale, che cercano di seguire appunto l'indice del Global Clean Energy. Queste aziende quali sono? Andiamo a vedere le principali 10: Plug Power, Enphase Energy, Meridian Energy, First Solar, per cui tutte aziende che vanno a orientarsi sul, diciamo, sulla energia pulita. Non troviamo appunto delle petrolifere, però queste aziende dove si trovano? Andiamo a vedere qui, l'esposizione è del 33,7% negli Stati Uniti, poi abbiamo quasi un 10% in Nuova Zelanda, quasi un 10% in Cina, quasi un 10% in Danimarca e poi via via discorrendo nelle altre nazioni, per cui si tratta di un portafoglio di 30 aziende fortemente diversificato in ambito, diciamo, mondiale. Per quanto riguarda il settoriale, utilities copre più del 50%, quasi un 53%, information technology un 23%, poi abbiamo l'energia un 2% solamente, per cui è un portafoglio molto particolare. Uno pensa alle energie pulite solo come energia, ma in realtà ci sono altre cose che vanno a sostenere l'energia pulita. Il secondo ticker è quello del BUSA, per cui lo standard è più 500, e qui non è niente di cui presentare, abbiamo quasi un 27%, anzi quasi un 28% in information technology, un 14% in healthcare, un 11,6% in consumer discretionary e poi via via discorrendo gli altri settori. Quali sono le aziende maggiormente rappresentate in questo portafoglio? Abbiamo Apple con 6,45%, Microsoft con 5,64%, Amazon e poi Facebook, Alphabet, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Procter & Gamble e Nvidia. E così via discorrendo, andiamo a coprire tutto quello che è lo standard S&P 500, che in realtà non sono 500 aziende in questo ETF, ma come dice qui l'overview, sono in realtà 505 aziende con un rischio 5 su 7, vabbè, quello lo sappiamo, che ovviamente lo standard S&P 500 è quello che è, e anche qui abbiamo detto la nostra. Poi abbiamo l'iShare Electric Vehicles and Driving Technology e l'ECAR come ticker. Quali sono le holding? Ovviamente non possiamo che avere Tesla, BYD, Kia, General Motors, Fiat, Chrysler adesso, Samsung, SDI, Infineon Technology, Xlink ed Nvidia. Perché non abbiamo anche, non so, NIO o Nikola o altre aziende così? Perché, come dice il nome, iShare Electric Vehicles and Driving Technology si va a orientare anche sulle tecnologie di guida, per cui anche quella parte, diciamo, di elettronica, di assistenza software e hardware che aiuta alla guida elettrica e appunto alla guida assistita. Quali tipo di esposizione abbiamo? Per quanto riguarda la geografia, abbiamo quasi un 43% in ambito Stati Uniti, poi abbiamo quasi un 14% in Giappone, un 10, quasi un 11% in Corea, India un 7,3% e così via. Per cui si può vedere come abbiamo pochissima Cina, e invece noi ci aspettavamo moltissima Cina appunto magari con NIO, ma ovviamente, come dicevo prima, sono settori particolarmente diversificati che andiamo a vedere qui.
Consumer Discretionary quasi un 70%, un 78,6%, IT, Information Technology, un 22,8%, e Industriale, per cui proprio la produzione di auto, poco meno di un 9%. Questo è importante da capire anche per andare a individuare il, diciamo, quello che è il benchmark, per cui non andiamo a seguire aziende che producono solo auto, ma anzi andiamo a seguire tutt'altro. L'ultimo è l'iShare Yumo Momentum Pacto, per cui va a seguire il Momentum. Di solito i Momentum vengono aggiornati ogni semestre o ogni anno e vanno appunto a seguire un paniere di aziende che stanno creando l'hype in quel momento, per cui guidano il mercato in quel momento. E appunto, come dicevo prima, si vanno a ribilanciare questi portafogli ogni semestre o ogni anno in base a chi va a creare, in questo caso è BlackRock, e va a creare l'ETF. Quali sono le holding in questo ETF? Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Johnson & Johnson, tutte quelle aziende che, come tutti sanno, Tesla prima di tutto, sta attirando il mercato verso l'alto in questo periodo. Infatti, notizia recente, appunto, che Tesla è stata aggiunta nello standard Eppur 500. Ovviamente queste aziende cambieranno, perché in base al periodo di ribilanciamento queste aziende saranno variate nell'ambito di questo portafoglio. Qui, quando viene effettuata il ribilanciamento, come dice qui il key fact, ogni 6 mesi, semi-annual. Per cui è buono sapere che ogni 6 mesi queste holding potrebbero variare in percentuale o anche in nome all'interno del portafoglio. Torniamo a parlare di holding. L'esposizione, per quanto riguarda l'esposizione geografica, è quasi 100%, 99,6% negli Stati Uniti d'America. Perché? Perché ovviamente questo è un momentum sul mercato statunitense. Per quanto riguarda il settoriale, l'IT, l'Information Technology, occupa quasi un 32%, l'healthcare quasi un 28%, il consumer discretionary un 15,8%, poi le comunicazioni quasi un 11% e così via, in modalità minore tutto il resto, real estate, financial, consumer staple, utilities e così via. Ritorniamo a guardare l'esposizione. Come si vede qui, io ho allocato un 25% per ognuno dei miei ETF, però questa esposizione andrà a variare nel tempo. Perché? Perché ovviamente i Global Clean Energy e l'iShare Momentum in questo momento stanno tirando il mercato in maniera molto ma molto preponderante. Ovviamente questo 9,99% in questo momento è battuto quasi un 16%, perché le energie pulite e i veicoli elettrici stanno tirando di più. Perché? Sia perché in questo momento c'è chi sfrutta questo trend, così come anche gli hedge fund, ma anche perché dopo l'elezione di Biden negli Stati Uniti d'America, questi due settori sono particolarmente, affiancati da Biden, e quello che un po' vuole puntare su queste tecnologie, su queste energie. Ovviamente c'è stato l'hype che ha guidato tutto, ma non sarà per sempre. Per cui questi due ETF via via andranno a diminuire la loro percentuale dal 25% ciascuno attuale, fino a diminuirsi magari a un 10% totale, e andrò ad allocare ovviamente più parti al Vanguard, Standard Poor's 500 e al Momentum. Nulla toglie che in futuro potrei aggiungere qualche altro ETF settoriale che in quel momento va a tirare al mercato. Ovviamente il mio scopo è quello di non solo di andare a battere un po' il mercato, per cui fare un po' di capital gain, ma ovviamente andare a cercare di seguire il trend in maniera opportuna, senza andare a perdere soldi, per andare a creare un maggiore gain. Se non trovassi nessun altro ETF in un periodo futuro che possa tenere il mercato, direi che l'80% o il 70% del portafoglio sarebbe coperto fra il BUSA e il Yumo, per cui fra il Vanguard Standard & Poor's 500 e l'iShare Momentum Factor. Bene, spero che questa piccola panoramica sul mio portafoglio ETF sia stato di tuo gradimento. Prima di lasciarti, ti voglio ricordare, come ho fatto all'inizio, che puoi seguirmi sul mio blog, che è www.risparmioinvesto.com, dove pubblico ogni lunedì, su Instagram, su io_risparmio, e poi ovviamente qui su YouTube, dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì un video nuovo, e ogni giovedì ci vediamo con la diretta di Buonanotte Mercati. Ti ricordo che in qualsiasi momento, come dice la grafica, puoi iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti il video successivo, e ovviamente se il video è stato di tuo gradimento ti chiedo di lasciare un pollice in su. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!